A pochi giorni dall'evento più atteso dalla Costa d'Argento a Porto Santo Stefano è tornato il Palietto, sfida dei quattro rioni verso il Palio numero 80 che si terrà il 15 di agosto. Sarà allora che Croce, Fortezza, Pilarella e Valle si contenderanno il Palio realizzato da Luigina Loffredo. Il Palietto invece è la gara remiera delle risorse più giovani under 23 dei quattro rioni. La gara è stata preceduta dalla sfilata a cui hanno partecipato il capitano del Palio Emilio Sclano, il delegato del sindaco Giovanni Loffredo, i dirigenti dei rioni, gli equipaggi, le madrine e i portabandiera. Alle 19 nello stadio di Turchese la regata, un percorso di 2.400 metri suddiviso in sei tratte. È stata una gara combattuta tra il rione della Pilarella e quello della Croce, ma alla fine a trionfare sono stati i colori bianco, rosso e blu con il guzzo scirocco. Il rione Pilarella si porta a casa il trofeo d'argento per la seconda vittoria consecutiva messo in palio dai marinai d'Italia. L'equipaggio era formato dal timoniere Manuel Rosi, dai vogatori Nicolò Sabatini, Tommaso Infetti, Adam Angeli e Jacopo Moriani, capitano Pietro Solari. Molto alla prima esperienza, poi con arrivo del genere, lì, è stata una bella soddisfazione. Al secondo posto il rione Croce, terzo il rione Valle e quarto il rione Fortezza. Una folla numerosa ha assistito a tutta la gara e esultato con i vincitori che hanno concluso e festeggiato nel modo più classico, con un tuffo nel mare della Costa d'Argento. Oggi veramente lo stadio del Turchese è completamente pieno. Onestamente è una cosa che mi conforta molto, mi riempie il cuore di gioia, perché poi coinvolgere tante persone così per il palietto, diciamo, è una cosa che insomma ci entusiasma e ci fa ben sperare, come ho già detto, per il futuro. Certamente il clima, rispetto all'anno scorso, quest'anno è un pochettino più, non clima diciamo meteo, ma proprio il clima, la temperatura nostra dei rioni, diciamo dei contradaioli, sicuramente più alta. C'è in palio la Coppa d'Oro, quindi è una cosa molto importante per noi. Ricordiamo che se la Pinarella vincesse, vince la Coppa d'Oro. Sì, se la Pinarella vincesse, è il terzo anno consecutivo di vittoria e quindi si aggiudica la sua prima Coppa d'Oro. Ed è per questo che proprio tutti i contradaioli, ma anche gli altri rioni, che tenteranno sicuramente di impedire di vincere la Coppa d'Oro. Lo sgambetto è a te. Ma quello fa parte del gioco comunque, quindi fa parte proprio del colore nostro, della nostra energia, del gioco, insomma. È una competizione e deve vincere il migliore, sicuramente sì. È una delle manifestazioni diciamo, di carattere remiero, su guzzi con imbarcazioni con sedile fisso. È una delle più grandi, delle più lunghe, forse la più pesante che secondo me c'è in Italia, perché se noi andiamo a vedere, anche dare due dati tecnici, i nostri ragazzi remano su un guzzi che pesano 500 kg, sono di legno, artigianali, non è niente diciamo di artificiale, e quindi hanno il suo peso, il suo dislocamento. Loro poi altrettanto peso sono loro, noi stiamo parlando di 10 quintali, e questi ragazzi riescono a fare 4.000 metri nel record di 23, 24 e 13 secondi. Più che rematori, sono macchine da guerra, Edo.